Allora, se vi ricordate, tempo fa avevo scritto sul blog che blog dandandin.it che mi ero dato alla mania dell'Arduino e che avevo ordinato da DL Extreme Europa per averlo subito. Ora, in realtà, poi ho scoperto, qua ci ho dato troppo di trincette, c'era il mio numero di telefono, indirizzo. In realtà, praticamente, spediscono dall'Europa, ma nel senso che mettono tutto in un container aereo dalla Cina, arriva il tutto, arriva in Olanda e poi dall'Olanda lo cosano. Oggi è il 24 d'ottobre, quindi sono passati 14 giorni. Insomma, ci ha messo quasi uguale ad arrivare. Io pensavo ci mettesse meno tempo. Comunque, vediamo che cosa c'è qua dentro. Una mano sola, aprirlo sarà un po' complicato. Aspetta, posso appoggiare? Sì, adesso vedrete tutto nero perché io sto togliendo lo scotch con il trincetto. Allora, questa la mano taglia. Allora, vediamo che cosa, cioè, perché ormai sono passate 2 settimane, non mi ricordo quasi nulla di cosa. Ecco fatto. Dunque, dentro c'è. Metto a fuoco. Ponticelli. Vedi che là. Ah, questo è l'alimentatore da breadboard. Ah, queste sono le mille mila resistenze a caso. Questo è una breadboard. Quindi, praticamente questo qui si monta qua tipo Lego True e alimenta i binari. Questo c'ha. Ah, bellini, fatti vedere. Questi sono i LED a caso. Vedi che lei. Ah, sì. Questo è l'Arduino Nano. Questo qui si monta direttamente qua sulla breadboard. Ah, più piccino di quanto pensassi. Anche perché si chiama Nano. Poi, cos'è questa? Un'altra breadboard. Ah, e questi sono i connettori femmina. Vanno insieme ai maschi. Poi basta. No, c'è qualcos'altro. Che cos'è questo? Ah, questo è il sensore di temperatura. Ok, quindi in poche parole, adesso ho un sensore di temperatura, due breadboard, metto a fuoco. Vi ho detto di non mettere a fuoco mentre faccio video, però quindi, un Arduino Nano, dei LED, dei connettori a caso, delle resistenze e l'alimentatore per tutta la breadboard. Quindi niente, cosa ci farò? In realtà voglio fare una specie di termostato, no, specie, voglio fare un termostato intelligente per casa mia, il riscaldamento, una specie di Nest dei poveri. Quindi, che ne so, magari via Twitter lo posso controllare. Però con queste schede per ora faccio poco. Quindi, per esempio, con i LED posso fare che c'è un pulsante e si accende un LED all'inizio. La devo fare semplice. Bene, abbiamo visto che cosa ho ordinato da DL Extreme.